Tra gli eventi più prestigiosi della Firenze tardo-rinascimentale si deve segnalare il matrimonio tra Ferdinando de' Medici e Cristina di Lorena, avvenuto nel 1589, non fosse altro che perché per quell'occasione furono invitati, furono mobilitati tutti i compositori maggiori dell'epoca, i più famosi, tra i quali Cristoforo Malvezzi, autore della sinfonia con la quale abbiamo aperto il concerto. Ora, Tempus Ades Floridum, il programma, come avete probabilmente letto, prevede sacro e profano, in questo caso si tratta di una musica sacra, si tratta di una pia canzone pubblicata nel 1582 in una raccolta destinata agli studenti della cattedrale di Turku in Finlandia. Poi La follia, chitarrista Giovanni Ambrogio Colonna, proviene da una intavolatura per chitarra spagnola, dove per spagnola si intende il modo di suonare. La chitarra spagnola si suonava come la viuela, cioè alla spagnola, mentre in Italia si utilizzava la botta, cioè gli accordi, quella che oggi si chiama normalmente la chitarra d'accompagnamento. La follia però abbia un successo notevole, basti pensare che nel giro di 100-150 anni almeno 150 compositori lo hanno utilizzato per proprie opere. Si dolce il tormento, chiude questo primo gruppo, Claudio Monteverdi, quarto scherzo delle Ariose Vaghezze, un'antologia di canzoni con le lettere dell'alfabeto per la chitarra. Carlo Milanuzzi è il raccoglitore ed è stata stampata a Venezia nel 1624.